buonasera a tutti. Buonasera. Però se parlo da non funziona. E cominciamo oggi questo nuovo ciclo di incontri che abbiamo chiamato nelle segrete stanze. Le segrete stanze sono i luoghi dove si fa ricerca, che troppo spesso sono confinati ai luoghi accademici, agli scienziati, ai ricercatori che da dentro ricercano e scoprono nuove cose. Noi vogliamo portare, appunto, entrare dentro queste segrete stanze e quindi raccontare a tutti. Sì, anche appassionato. Non si sente? Proviamo con questo. Raccontare appunto a tutti, sia chi è appassionato di scienza, sia chi fa scienza, ma anche chi è semplicemente è curioso di sapere che cosa avviene oggi nella ricerca scientifica, in tutti i rami della ricerca scientifica. E quindi abbiamo pensato a questo nuovo ciclo di incontri che avrà un appuntamento mensile. Ogni mese avremo 3 scienziati di discipline differenti che verranno qua e ci racconteranno quello su cui stanno appunto ricercando. Oggi abbiamo Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Tor Vergata, Antonello Colosa, fisico teorico dell'Università La Sapienza, Francesca Rossi dell'Università di Padova e dell'Harvard University. Cominciamo con Amedeo Balbi. Amedeo, dall'origine dell'universo ad oggi sono passati quasi 14 miliardi di anni. In questi 14 miliardi di anni è successo, si è creato un strano fenomeno chiamato vita e che ci vede qui in questo momento presenti. Siamo soli nell'universo o c'è qualcos'altro? Sì, allora, sì, okay. Mi faccio partire il cronometro perché mi hanno detto che ho 15 minuti, quindi voglio essere preciso. Dunque, sì, allora ci sono 3 origini che la scienza cerca di capire, almeno le 3 principali sono probabilmente queste: l'origine dell'universo, l'origine della vita e l'origine della coscienza, secondo me in ordine di difficoltà crescente, nel senso che fortunatamente almeno la prima, ovvero l'origine dell'universo, in qualche modo siamo riusciti un po' a capirla e siamo la prima generazione di esseri umani che vivono in un'epoca che ha capito finalmente, in cui l'umanità effettivamente ha capito come ha avuto origine l'universo. Quindi se possiamo partire dalla prima però slide, che non era questa, ma era... Sì. Così? Ecco. Questo è uno dei problemi di cui tra l'altro parlerò tra un attimo. No, dicevo appunto, l'origine dell'universo più o meno l'abbiamo capita, nel senso che sappiamo che l'universo ha avuto origine circa 13,8 miliardi di anni fa, con questo evento che chiamiamo Big Bang. Chiaramente anche lì ci sono molte cose da capire proprio sui primi istanti, si può approfondire, diciamo, a piacere il problema, e quindi non è assolutamente un'area di ricerca, però comunque abbiamo messo questo punto fermo, e anche sulla evoluzione successiva, cioè su quello che è successo in questi 13,8 miliardi di anni, abbiamo le idee abbastanza chiare. E peraltro, appunto, io, siccome oggi dobbiamo parlare di quello che stiamo facendo adesso, qui però ho bisogno di un po' di prospettiva, perché io quello che ho fatto in realtà nei primi 15-20 anni, insomma, la mia carriera scientifica ha a che fare proprio con questo, cioè io sono di formazione, per quello che ho fatto fino adesso, un cosmologo, cioè uno che studia l'evoluzione dell'universo e l'origine dell'universo. E in questi 13,8 miliardi di anni sono successe un po' di cose che adesso vedete riassunte qui in questa immagine, e che probabilmente in qualche forma già conoscete o avete visto altrove, ma insomma da questa origine che chiamiamo Big Bang, molto semplice, è tutto iniziato da uno stato molto caldo, molto denso, l'universo ha subito un'evoluzione, è passato attraverso stati fisici radicalmente diversi, sono successe delle cose, in particolare a un certo punto si sono formati gli elementi, e gli elementi più semplici, cioè dopo i primi termini si sono formati l'idrogeno e l'elio, i primi elementi della tavola periodica. E poi, andando avanti in questa evoluzione, a un certo punto è successa un'altra tappa cruciale, ed è stata quella della formazione delle prime stelle. E le prime stelle sono macchine che convertono l'idrogeno che si è formato subito dopo il Big Bang negli elementi più pesanti della tavola periodica. Questi elementi più pesanti della tavola periodica, alla fine della vita delle prime stelle, sono stati sparsi nel mezzo interstellare tramite le esplosioni di supernova, e quindi questi elementi hanno
fatto parte poi del materiale da cui si sono formate le stelle delle generazioni successive, e questa cosa insomma è andata avanti e piano piano in questo modo si sono formati gli elementi, tutti gli elementi della tavola periodica, e a un certo punto nelle generazioni successive, che qui ovviamente non sono indicate per filo e per segno, intorno alle stelle sono formati anche gli elementi. Tutto questo ovviamente noi lo sappiamo a grandi linee. Quello che sappiamo sicuramente è che noi stiamo in una posizione particolare dello spazio e del tempo all'interno di tutta questa storia, ma quello che ci ha guidato fino ad oggi nella comprensione dell'universo è un presupposto molto importante. Io adesso prima casualmente ho visto questo libro, la copertina di questo libro, vedete il titolo è Ragazzi non siete speciali. Cioè questa è la cosa che ha guidato un po' tutta la nostra comprensione dell'universo, quello che va sotto il nome di principio copernicano, cioè ovvero il fatto che noi sì, osserviamo tutto questo da un particolare punto dello spazio e del tempo, ma non siamo speciali in nessun modo, cioè siamo mediocri. Se potessimo osservare l'universo da qualunque altro punto di vista, vedremmo in media le stesse cose. Questa cosa ci ha guidato proprio a comprendere come è fatto l'universo su grande scala. Ora, il problema però, il passo successivo, la sfida successiva, è che se vogliamo capire la seconda origine, quella di cui parlavo prima, l'origine della vita, le cose vanno un po' più complicate, perché la vita è un fenomeno molto complesso e analogamente a quello che succede con l'origine dell'universo e anche con l'origine della coscienza, è un fenomeno di cui abbiamo un solo caso di studio, cioè possiamo studiare solo quello che è successo qui sulla Terra. Sappiamo che qui c'è qualcosa che chiamiamo vita, non sappiamo se c'è vita altrove. Quindi è molto difficile anche semplicemente dare una definizione di vita. E quindi in realtà, se vogliamo capire se questa cosa è successa altrove, abbiamo due strade fondamentalmente. Una è quella di continuare con questa idea, non siamo speciali, e questo sembrerebbe portarci a concludere che, visto che non siamo speciali, questa cosa deve essere successa un sacco di altre volte nell'universo. L'altra è rinunciare a questa cosa e dire no, sulla Terra è successo qualcosa di veramente molto improbabile, molto strano, che magari non è successo nessun'altra volta in tutto l'universo, per quanto l'universo sia grande e pieno di stelle. E l'unico modo per capire in quale dei due insiemi siamo è, come fanno gli scienziati, osservare, fare le misure e cercare delle prove. Cioè l'unico modo che abbiamo per capire come stanno le cose è cercare se c'è vita altrove. Allora, mentre nel caso dell'origine dell'universo noi appunto siamo riusciti a capirla questa cosa, in quest'altro caso, come immaginate, altrimenti l'avreste saputo, ancora non l'abbiamo capito, non sappiamo se c'è vita fuori dalla Terra. Però stiamo, e qui veniamo al fatto della ricerca attuale e al fatto a quello che sta succedendo proprio adesso in questi anni, siamo in una fase in cui questa cosa per la prima volta comincia a essere un campo di studio in cui cominciamo a raccogliere dei dati e in cui forse nei prossimi anni potremmo avere delle novità e delle sorprese. E questa cosa ha a che fare fondamentalmente, questo vorrei tornarci magari dopo, ha a che fare fondamentalmente col fatto che siamo riusciti per la prima volta negli ultimi 10 anni, ma con un'accelerazione molto forte proprio negli ultimi anni, a vedere prove dell'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle. Qui c'era un video che però non parte, che forse dovremmo far partire a mano, ma mi fai partire quel video che vi dà un'idea di come abbiamo capito che ci sono pianeti intorno ad altre stelle. È una cosa molto difficile, per questo prima facevo la battuta sulla luce, perché voi non mi vedevate, perché il mio volto era completamente immerso nella luce della lampada, e quindi non potevate vedere me, perché io non metto luce di mio, ma la lampada sì. E la stessa cosa succede con i pianeti orbitano intorno alle stelle, che emettono un sacco di luce. I pianeti sono piccoli e poco luminosi, sono anche relativamente vicini alle stelle se li osserviamo da una distanza molto grande come la nostra, e quindi diciamo è molto difficile vederli. E allora quello che abbiamo dovuto inventarci nel corso degli anni noi astrofisici è dei metodi indiretti. Qui vedete un esempio di quello che vedreste, ovviamente è molto esagerato, ma adesso vi do un'idea di quello che vedreste se piovete una stella, la luce di una stella, così come la osservereste con un telescopio. E qui in questi box qui vedete quello che succede se intorno alla stella c'è un pianeta, qual è l'effetto che il pianeta ha sulla luce della stella. Quindi in pratica stiamo cercando indirettamente di vedere attraverso questa luce abbagliante che ci viene dalla stella e come viene modificata la luce di questa stella, cerchiamo di inferire la presenza di un pianeta. Ora, trascurando alcuni di questi che adesso sono troppo complicati per spiegarli in poco tempo, però diciamo i due principali
metodi che sono stati usati negli ultimi anni sono questi: il metodo delle velocità radiali e il metodo del transito. Il metodo delle velocità radiali, come vedete, la luce della stella diventa alternativamente rossa e blu, vedete, diventa un po' più blu, poi un po' più rossa, e la ragione è un fenomeno che si chiama spostamento Doppler della frequenza della luce. È simile a quello che succede quando sentite con i fenomeni acustici, sentite una ambulanza che si avvicina e la sirena dell'ambulanza che appare avere una frequenza maggiore, cioè un tono più acuto rispetto a quando l'ambulanza si allontana. Ecco, la stessa cosa succede con la luce della stella. Perché succede questo? Perché c'è un pianeta che gli orbita intorno, e in realtà appunto non è il pianeta che orbita intorno alla stella, ma in qualche modo tutti e due, la stella e il pianeta, orbitano intorno al baricentro del sistema, al centro di massa comune del sistema. Quindi la stella, anche se ha una massa molto più piccola di quella, il pianeta, anche se ha una massa molto più piccola di quella della stella, introduce una oscillazione periodica nella posizione della stella, e questa cosa si riflette nel fatto che la luce della stella vi appare quando la stella viene verso di voi, vi appare un po' più blu, e quando si allontana da voi vi appare un po' più rossa. Quindi in questo modo vedete, dal cambiamento della luce della stella, dite: ah, qua intorno alla stella c'è un pianeta. Questo è il primo metodo. Il secondo metodo, che è quello che in realtà è stato usato di più, con maggiore frequenza negli ultimi anni, perché soprattutto c'è un satellite che si chiama Kepler che ha usato esattamente questo metodo, fa un'altra cosa. Appunto, se prendete la lampada e davanti alla lampada passa un moscerino, la luce della lampada per un attimo si diminuisce, diminuisce l'intensità. Qui vedete questo fenomeno di nuovo molto esagerato, vedete che a un certo punto la luce della stella prima è più o meno costante, frutto un pochino, e poi per un attimo si abbassa. È molto esagerato quell'effetto. In realtà l'effetto di un pianeta tipo la Terra che passa davanti a una stella tipo il Sole è di far diminuire la luce di frazioni di per cento, quindi di un millesimo, di un centesimo della luce della stella. Però in questo modo riuscite a capire che là c'è un pianeta che va bene, e addirittura riuscite a capire molte altre cose, ma adesso appunto non è il caso di andarci in dettaglio. Allora, una volta fatto questo, noi siamo riusciti negli ultimi anni a capire che questi pianeti intorno alle altre stelle ci sono, quindi abbiamo del materiale per guardare se questi pianeti per caso hanno le condizioni di abitabilità, quelle che riteniamo essere condizioni che rendono un pianeta adatto alla vita. E su questo appunto ho saltato le due slide precedenti, a questo punto possiamo toglierle. Le due, scusa, volevo tornare indietro. Ok, cioè questa idea, questa è diciamo, un'idea abbastanza semplicistica, se vogliamo, ma è una prima idea di come fare a capire se un pianeta potrebbe avere condizioni adatte alla vita. Qui c'è sulla scala verticale, ci sono stelle che hanno diversa temperatura, partendo dalle meno luminose alle più luminose, e intorno. In quest'asse c'è la distanza dalla stella. Se voi volete che il pianeta abbia una temperatura compatibile con uno dei requisiti fondamentali, con quello che riteniamo il requisito principale per la vita sulla Terra, non la conosciamo ovviamente, non sappiamo se la vita potrebbe essere diversa, ma per vero abbiamo solo questo caso da studiare, e quindi la presenza di acqua liquida, se vogliamo che ci sia presenza di acqua liquida intorno al pianeta, la temperatura del pianeta non dovrà essere né troppo alta né troppo bassa, e questo vincolo è il pianeta a trovarsi a una certa distanza dalla stella. Quindi per le stelle meno luminose dovrà trovarsi più vicino, per le stelle più luminose e più calde dovrà trovarsi più lontano. E la Terra appunto intorno a una stella di questo tipo, ovvero il Sole, sta più o meno a questa distanza, e questa è la fascia in cui potrebbe trovarsi per avere acqua liquida. Questo è un criterio molto semplicistico, in realtà molto restrittivo per certi versi, perché noi sappiamo oggi per esempio che esistono sistemi, oggetti nel nostro sistema solare, ovvero in particolare le lune ghiacciate di alcuni dei pianeti giganti. In questo caso qui c'è Europa. Europa è un satellite di Giove, molto lontano dal Sole, non avrebbe assolutamente le condizioni di abitabilità, però quello che sappiamo oggi è che sotto la superficie ghiacciata d'Europa c'è un oceano di acqua liquida. La sorgente del calore non è il Sole in questo caso, è la deformazione del pianeta, del satellite, dovuta alla presenza di Giove, che è un pianeta molto massiccio e con la gravità deforma il pianeta e lo mantiene tiepido all'interno. E quindi se questo è vero, come pensiamo che sia vero, Europa potrebbe essere in realtà tranquillamente un pianeta con molta acqua liquida, un pianeta abitabile nel nostro sistema solare.
Qui questa immagine è divertente perché fa vedere l'uova e la Terra in scala, però con l'acqua della Terra, tutta l'acqua presente sulla Terra messa qui in questa sfera e tutta l'acqua che pensiamo sia presente sull'uova messa qui in questa sfera. Quindi in realtà, nonostante l'uova sia molto più piccolo, potrebbe esserci più acqua liquida sull'uova che sulla Terra. Quindi questo per darti un'idea. È molto interessante, ma su questo non andrei molto in dettaglio. Quello che vorrei dirvi per finire, qui c'è una lista di alcuni dei pianeti ho scoperti fino ad oggi. Questa ovviamente è un'immagine ricreata, non sono immagini vere dei pianeti perché non possiamo dirle, ma c'è i pianeti in ordine, oddio, invece di andare, ok, i pianeti in ordine di più o meno di somiglianza con la Terra, cioè un indice di abitabilità che dice quanto questi pianeti sono abitabili appunto su una scala che va da 0 ad 1. Ma la cosa che possiamo fare adesso che sappiamo che ci sono tutti questi pianeti, come dicevo prima, e questo è proprio una cosa che sto cominciando a fare adesso e quindi è la cosa che mi interessa adesso come attività di ricerca principale, come fare a capire se effettivamente ci sono segni di vita su dei pianeti che stanno intorno ad altre stelle. Quindi non ci possiamo andare, quindi non possiamo mandare una sonda ad esplorare, dobbiamo capirlo guardando la luce che ci arriva. Allora, uno dei modi che secondo me è meraviglioso, ce ne sono moltissimi, comunque l'idea fondamentale è quella che abbiamo usato in tutto il resto della storia dell'astronomia per capire per esempio come sono fatte le stelle, ovvero fare quella che viene chiamata spettroscopia, cioè analizzare la luce che ci arriva e andare a vedere come potremmo dire, il codice a barre di questa luce che ci arriva e le caratteristiche della luce che sono legate alle componenti, alle sostanze, agli elementi atomici che troviamo nelle stelle. In questo caso dobbiamo farlo per i pianeti, è molto più complicato perché la luce che ci arriva dai pianeti è molto meno di quella che ci arriva dalla stella ed è affogata nella stella, quindi è un progetto molto complesso, però si sta cominciando a fare, non è così pazzesco. E quindi do per esempio un'idea interessante che è quella su cui sto cominciando a lavorare adesso. Questa è un'immagine, non è un pianeta alieno, questa è la Terra, però è la Terra vista nell'infrarosso. Se voi fate una fotografia all'infrarosso, qualcuno in passato si divertiva a comprare i rullini per le macchine fotografiche sensibili all'infrarosso, adesso non so se è possibile farlo con le digitali, ma se fate una foto della vegetazione la vedete così. Che significa questa cosa? Significa che le foglie vi stanno mandando indietro un sacco di radiazione infrarossa, cioè radiazione che con gli occhi non vedete, ma che se potete usare una macchina sensibile all'infrarosso vedete che in realtà la luce che vi arriva dalle foglie è molto di più. Cioè voi siete abituati a pensare alle luci, alle foglie come degli oggetti verdi che riflettono luce verde, ma se andate a guardare lo spettro in realtà di una foglia non nella banda visibile ma fuori dalla banda visibile, accorgete che in realtà la maggior parte della luce che le foglie riflettono è nell'infrarosso, non è nella luce visibile. Le foglie sarebbero molto più brillanti nell'infrarosso, e questa è una cosa che viene usata già adesso con i satelliti che orbitano la Terra, che studiano la vegetazione sul pianeta e cercano di capire la salute della vegetazione, oppure se c'è vegetazione in alcune zone che non è facilissimo capirlo facendo le fotografie dallo spazio, ma se lo fate nell'infrarosso si capisce molto meglio per questa ragione. E questa per esempio è un'immagine della Terra a sinistra, come la vedete nel visibile, qui vedete la stessa cosa fatta nell'infrarosso, perché l'infrarosso è colorato di rosso per farvelo vedere bene, però vedete per esempio qui tutto il bacino delle Amazzoni, insomma dove vedete un sacco di vegetazione che si vede molto bene, addirittura anche in aree dove a occhio vedreste poca vegetazione vedete un po' di segnale che vi arriva dall'infrarosso. Allora, questa idea qui di usare quello che viene chiamato tecnicamente red edge, che è il termine tecnico, cioè è una precisa caratteristica spettrale del fogliame per guardare se per caso la luce che ci arriva da questi pianeti riflette la parte dell'infrarosso della luce che gli arriva dalla stella, è una cosa teoricamente fattibile. Ovviamente dietro ci sono un sacco di incognite, perché che ne sappiamo che per esempio la fotosintesi, che è questo fenomeno che è avvenuto sulla Terra, e chiaramente l'evoluzione ha trovato questo modo per usare la luce della stella e trasformare l'energia e far vivere questi organismi, che ne sappiamo che la stessa cosa è avvenuta su un pianeta completamente diverso? Non lo sappiamo ovviamente, ci proviamo a capire. Tra l'altro le stelle, a seconda del diverso tipo di stelle, emettono diversi tipi di luce, cioè luce che nel caso del Sole è centrata intorno a certe bande dello spettro elettromagnetico, mentre le stelle più rosse, per esempio, meno luminose, è centrata intorno a altre bande dello spettro elettromagnetico. Quindi è un problema
complesso, però è uno dei modi che possiamo usare per capire se attorno ad altri pianeti c'è vita. Un altro modo è capire, per esempio, se ci sono bande di corrispondenti a certi tipi di gas, per esempio l'ossigeno. L'ossigeno è un gas che noi sulla Terra associamo all'attività vivente. Pensate a questo, che in realtà se non ci fosse l'attività biologica sul pianeta, quindi in particolare le piante che emettono l'ossigeno, l'ossigeno nell'atmosfera non ci sarebbe, perché l'ossigeno è un gas estremamente reattivo che va facilmente fuori dall'equilibrio. Quindi l'unica ragione per cui c'è tanto ossigeno nell'atmosfera è che c'è attività fotosintetica sul pianeta. Se la vita sulla Terra sparisse, l'ossigeno nel giro di poche centinaia di migliaia di anni sparirebbe. Quindi se voi trovate ossigeno in grande quantità, ossigeno molecolare in grande quantità nell'atmosfera del pianeta, le cose cominciano a farsi interessanti. Ovviamente non è una prova che avete trovato la vita intorno al pianeta, ma è quello che chi studia queste cose chiama biomarker, cioè un indicatore possibile della presenza di vita. Quindi queste sono le cose che mi interessano adesso. Credo di aver più o meno esaurito i 15 minuti. Qui c'è la prova che almeno in un caso siamo riusciti a farlo, questa cosa. L'abbiamo fatto per la Terra, questo è un lavoro del 1993, il primo autore è Carl Sagan, che è stato un grande pioniere di questo tipo di idee. Quando fu lanciata la sonda Galileo, che era una sonda che era in realtà diretta verso il sistema solare esterno, cioè doveva andare a studiare Giove e Saturno, però nella manovra di flyby intorno alla Terra, Sagan ebbe l'idea di usare gli strumenti di questa sonda per osservare la Terra e per vedere effettivamente se osservata dallo spazio la Terra dava tracce di vita. E il risultato dell'articolo sì, c'è vita sulla Terra, è uno dei marcatori che ha utilizzato questo esperimento, questo tentativo, era proprio questo del Red Edge di cui ho parlato, e anche altri marcatori. Quindi in realtà si può fare, non è detto che ci riusciremo, però i prossimi anni saranno molto interessanti da questo punto di vista.